Buongiorno, buongiorno a tutti, uh, mi chiamo Diana Santin, sono country manager per uh, Lloyds Italia e regional manager per Lloyds nella regione mediterranea. Uh, oggi ho il piacere e l'onore di um, introdurre e moderare questo evento che fa parte del cartellone della decima edizione del Diving Festival, il festival che l'industria uh, assicurativa dedica alle tematiche. Della diversity e dell'inclusion, concetti che si possono declinare in moltissimi diversi modi e che possono toccare dei temi eh, molto diversi tra loro. Oggi abbiamo eh, deciso, in questa sessione, di concentrarci sui temi della diversity, della age diversity in azienda, quindi della varietà generazionale all'interno delle aziende. Uh, tema a me molto, molto caro perché io ho sempre avuto la fortuna di lavorare in contesti molto variopinti e molto variegati uh, da due punti di vista, da un punto di vista culturale perché ho sempre lavorato in multinazionali per multinazionali e da un punto di vista uh, anche di diversità generazionale perché ho sempre lavorato in contesti ampi in cui le diverse generazioni si incontravano. Uh, Facile cogliere, secondo me, la parte arricchente del lavorare con diverse culture, va anche molto di moda eh, citare questo aspetto, un pochino meno scontato, secondo me, eh, trovare l'elemento di arricchimento nel lavorare, nel collaborare con eh, generazioni lontane dalla propria. Quando lo si fa, uh, secondo me si uh, punta sempre un pochino il focus sull'aspetto dell'esperienza professionale, degli skills e quindi classicamente delle generazioni un pochino più grandi che trasmettono le loro conoscenze a livello professionale alle nuove generazioni. Io credo che invece ci siano uh, degli elementi di arricchimento molto più ampi e molto anche più personali nella condivisione. Con le generazioni diverse dalla, dalla propria, che nascono dal fatto che diversi momenti della vita portano a diverse esperienze di vita: eh, la famiglia, i figli, eh, la, la gestione dei genitori, la malattia propria e di chi ci sta a fianco, sono cose belle e cose brutte. Che condividere con chi collabora con noi a tutte le età. Uh, porta veramente a um, un arricchimento personale oltre che professionale. Questo è un pensiero che volevo condividere con tutti voi, totalmente personale e assolutamente non qualificato, a differenza invece di quello che faranno um, eh, chi, le persone che interverranno a a portare la loro esperienza qualificata, persone che gestiscono la tematica della Age Diversity tutti i giorni nella loro attività e che eh, vado ad introdurre. Allora, avremo con noi Alessio Scampi, eh, People and Culture Director di ACE Italia, che insieme a eh, Cecilia Exacustos ci racconteranno um, qualcosa sullo scenario occupazionale e sulla gestione della age diversity in azienda um, sulla base della loro esperienza professionale. E infine avremo Elisa Piscitelli, uh, CEO e co-founder di Futurely, che uh, ci parlerà del welfare aziendale a sostegno della age diversity. Ora io lascerò la parola a Alessio e... Ci porterà la propria esperienza eh, sul tema. Buongiorno, buongiorno a tutti, intanto grazie per la possibilità di partecipare a questo, a questo evento. Eh... Mi ero dimenticata di far andare le slide, quindi, <ride> scusate. Eh, non mi non è, direi che non è un grosso problema. <ride> Um, va bene, allora eh, quello che magari eh, ci, ci piaceva introdurre in questa prima fase è un, lo, scenario, lo scenario anche lavorativo del mondo del lavoro oggi, oggi in Italia. Eh, e da questo punto di vista eh, come società di denting e recruiting occupa una posizione privilegiata perché eh, tutti i giorni abbiamo a che fare con candidati e con aziende e quindi possiamo capire un po' come si sta sta muovendo a livello globale ma anche a livello Italia, il mercato del lavoro. Eh, partendo da un tema eh, più statistico, eh, come potete vedere, l'anno, cioè, oggi ci troviamo e i dati di settembre confermano, anche se questi fanno riferimento a luglio, i dati di settembre sono in linea anche addirittura un pochino in crescita, eh, possiamo vedere come rispetto all'anno precedente oggi in Italia ci siano più occupati. Eh, ci siano eh, più contratti permanenti. Eh, vedete che sono diminuiti, è vero, i contratti a termine, ma l'aumento dei contratti a teme eh, permanenti sono, sono, è sostanzialmente eh, molto maggiore, quindi eh, la prospettiva anche di, di lungo termine aumenta. In più, eh, anche grazie ad alcune agevolazioni che ci sono al momento, aumentano anche i professionisti e gli autonomi. Eh, di fatto, oggi. In Italia abbiamo un numero di occupati che è intorno ai 24 milioni e quindi ci troviamo potenzialmente in una buona, in una buona situazione di mercato. Il, qual è la novità? Che noi stiamo vedendo, stiamo vedendo negli ultimi anni. La novità è quella che emerge da alcuni da alcune dati anche di tipo più survey, quindi ad esempio questa survey abbiamo a livello globale come ACE in cui emerge il fatto che entro il 2025 la, quella che viene definita generazione Z rappresenterà circa il 27% della forza lavoro portando chiaramente competenze e prospettive uniche e diverse rispetto alle precedenti. Eh... Un, un piccolo tuffo, eh, magari Diana, se andiamo sulla slide successiva, il, su eh, cosa significa. E qui, eh, diciamo, siamo a una visione un pochino didattica, quindi eh, proprio, vorrei fare proprio un ripasso, un ripasso molto molto veloce eh, per tutti, perché prima abbiamo detto che la generazione Z occuperà uno spazio molto importante nel mondo del lavoro, ma questo cosa significa? Significa la generazione dei nati tra il 1990. E il 2010. Quindi, giusto per avere un'idea, magari del collega che ti è seduto a fianco, se è o no di questa generazione. E poi però attenzione, ci sono ovviamente i millennials, che invece sono le persone che sono nate tra il 1980 e il 1995, la, una generazione che era, eh, basava molto sull'ambizione, la competitività, no? il, proprio, il proprio modello di lavoro. Abbiamo la generazione X, cioè le persone nate tra il 1964 e il 1980. Che hanno vissuto rivoluzioni sociali, esperienze molto variegate, e poi abbiamo i baby boomers, eh, che sono quelli, che, eh, quelli un po più, che conoscono tutti, quelli tra il 45 e il 64. Poi probabilmente nelle slide successive Cecilia vi farà vedere che c'è anche qualcosa in più di queste, però diciamo se consideriamo i numeri a livello a macro. Questo, eh, quello che emerge anche dalla survey eh, Salary Guide, che è la survey che ogni anno in Italia lancia per analizzare eh, come si stanno muovendo anche le retribuzioni nelle diverse aree, emerge che stiamo solo ora solo ora, negli ultimi anni, prendendo consapevolezza del fatto che è un po' la prima volta che ci sono quattro generazioni o forse anche di più che convergono nello stesso momento all'interno delle aziende e queste quattro generazioni portano ovviamente elementi e, ehm, e, e valori anche diversi. Quindi eh, l'azienda ha il dovere da un punto di vista di sostegno alle persone di cercare un modo di farle convivere bene, di farle sentire in un ambiente dove tutti possono essere apprezzati. Ma ovviamente le aziende hanno uno scopo anche di lucro, come dire la maggior parte dei casi, quindi non è che lo fa perché è solamente per il benessere dei dipendenti, lo fa perché dalla convivenza e dalla relazione di queste generazioni che portano competenze e valori differenti, ma anche capacità, lo vedremo dopo. È ovvio che una persona della generazione Z avrà un approccio all'intelligenza artificiale probabilmente un po' più facile rispetto a una persona eh, della generazione baby boomers. Quindi, però, d'altro canto, le eh, persone che mh, vengono da generazioni precedenti probabilmente avranno una metodologia di studio di apprendimento un po' più solida, un po' più basata sulle le esperienze che hanno vissuto in, in momenti anche scolastici universitari diversi. Quindi l'azienda di fatto non lo fa per il well-being e basta, ma lo fa anche perché la convivenza tra le generazioni, riuscire a trovare il modo di farle dialogare. Sicuramente porta ad un risultato di business, a un risultato eh, finale dell'anno, sicuramente più positivo. Quindi io mi fermerei un attimo qua e lancerei questa palla, come dire, a eh, Cecilia per andare a vedere un po' meglio le caratteristiche di queste generazioni al confronto. Grazie mille, grazie mille Alessio, e buongiorno a tutti. Uh, sì, esatto. Secondo me ha molto senso provare a capire quali sono le esigenze e i valori di ciascuna generazione. Perché? Perché banalmente, quando ci interfacciamo con un collega, probabilmente avendo la consapevolezza di quelli che sono i suoi valori, di quelle che sono le sue esigenze, di quello che è il suo modo di pensare, effettivamente riusciamo anche noi a relazionarci in maniera migliore. Come diceva Alessio, ci sono quattro generazioni in azienda oggi. Ne aggiungo una eh, in queste slide, che è quella. Di dei tradizionalisti che Alessio non ha citato. Ecco, i tradizionalisti oggi sono meno del 2% di quella che è la popolazione eh, lavorativa ehm, ed è una però una generazione particolare, una generazione che è sempre stata definita la generazione silenziosa, una generazione che va eh, che vede, diciamo, le persone andare dal 1928 al 1945. Parliamo di quindi persone che hanno una forte lealtà nei confronti di quello che è il, il posto di. Di lavoro una forte rispondono alle regole e a quelle che sono le linee guida in maniera eh, corretta senza opporsi mai a quello che effettivamente gli viene, gli viene indicato. Aderiscono a quelli che sono i valori tradizionali e sono estremamente leali all'azienda. La maggior parte delle persone di questa generazione non hanno mai cambiato azienda nel corso di quella che è la loro vita professionale. Per questo, hanno anche sviluppato all'interno dell'azienda e anche fuori delle. forze e delle eccellenti capacità inter interpersonali ehm, che poi vediamo crescere anche nella generazione successiva. Quando parliamo di baby boomer parliamo di una generazione che crede nel face to face, crede nella relazione, crede nel vedersi di persona. Ecco, le caratteristiche della generazione dei baby boomer sono sicuramente da un punto di vista di benessere individuale una forte attenzione a quella che è la salute a quella che è la pensione quanto sentiamo spesso parlare di preoccupazioni rispetto a, quella che sa a quello che sarà il futuro una volta terminata quella che è l'esperienza professionale. Ecco, i baby boomer sono quella generazione che in questo momento vive la preoccupazione legata alla pensione eh, in maniera importante. Allo stesso tempo i baby boomer sono simili ai tradizionalisti perché sono leali nei confronti dell'azienda, anche loro hanno cambiato poche aziende nel corso della loro vita. Apprezzano quella che è la visibilità sul posto di lavoro, riconoscono nell'anzianità. Una, um, una caratteristica uh, positiva e quindi riconoscono nell'esperienza e nell'anzianità lavorativa la leadership. Um, ma la cosa principale ed importante è che riconoscono la propria identità in quello che è il loro lavoro. Vedremo come poi nelle altre generazioni questo cambia in maniera, in maniera forte ed effettivamente le generazioni più, giovane, più giovani approcciano al lavoro in maniera totalmente differente. Parliamo ora della generazione X. La generazione X è quella che da un punto di vista di salute eh, è quella meno attenta, è quella che ha più vizi, è quella che effettivamente anche in termini di percentuali legate all'obesità, al fumo, all'utilizzo di alcolici, eh, è sicuramente quella che fa eh, diciamo, della salute il meno la, la priorità. Eh, hanno, vivono e convivono con la continua eh, convinzione di vivere al di sopra dei propri mezzi quindi di non essere mai in grado di gestire quelle che sono le loro esigenze e quelle del loro, del loro nucleo familiare. La generazione X è quella che sicuramente inizia a ragionare rispetto all'azienda in maniera un po' diversa dalle due generazioni precedenti e quindi pur essendo una generazione leale e attaccata a quelli che sono i valori aziendali, però ehm, presenta in quello che è il percorso professionale di un qualsiasi diciamo, lavoratore della generazione X, sicuramente più esperienze lavorative, non per forza all'interno della stessa azienda. Ma andiamo ora a vedere quelle che sono le generazioni più giovani, quelle che sono effettivamente le sfide per le aziende di oggi. Parliamo dei millennial e della generazione Z. Entrambe queste generazioni si differenziano in maniera sostanziale rispetto alle generazioni precedenti. Perché? Perché cambia completamente il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Cambia e perché cambia? Perché cambiano le esigenze. I millennial iniziano a ragionare su quelle che sono le tematiche di work-life balance. Ci tengono a tenere separate le due sfere, quella lavorativa e quella personale, e ci tengono a non fermarsi più dell'orario di lavoro in ufficio, ci tengono a mangiare in maniera sana, ci tengono a poter fare smart working se parliamo di uh, diciamo, personale che lavora all'interno dell'ufficio, ma soprattutto è la prima generazione che effettivamente presenta questa necessità di cambiamento costante. Vediamo. Che il 91% dei millennial si aspetta di cambiare lavoro ogni tre anni. Questo lo vediamo anche da quelle che sono le statistiche. Effettivamente, i millennial sono quelli che cambiano lavoro sempre più eh, frequentemente e quindi fanno più fatica a legarsi a quella che è l'azienda. Quando è che si legano? Si legano quando effettivamente l'azienda in qualche modo um, eh, rappresenta anche quelli che sono i valori personali e quindi iniziano a diventare importanti tutti i temi relativi alla corporate social responsibility, alla diversity, equity, and inclusion e quindi quando in qualche modo le persone iniziano a rispecchiarsi in quello che l'azienda promuove come come valore, iniziano in qualche modo a legarsi e a rimanere eh, all'interno dell'azienda. Chiaramente i millennial hanno anche delle aspettative particolari rispetto a quello che è lo sviluppo da un punto di vista di carriera. Alessio prima citava una generazione comunque molto ambiziosa che vuole crescere e quindi se capisce che nel luogo in cui è diciamo, le aspettative di crescita non vengono in qualche modo, non trovano risposta, cambia immediatamente senza in qualche modo neanche cercare un feedback eh, da parte dell'azienda. Arriviamo poi all'ultima generazione, la generazione Z, ecco in questo caso eh, diventa importantissima banalmente la gestione della mental health, è una generazione molto attenta a tutte quelle che sono le tematiche di diversity, equity ed inclusion, ma soprattutto a quelle che sono le tematiche della, relative alla gestione dello stress, quindi l'essere sereni, il vivere, ehm, il, il posto di lavoro con una determinata tranquillità diventa una priorità e quindi Chiaramente anche in questo caso diventa importante andare a trovare in azienda non più il proprio scopo, perché lo scopo della Generazione Z è fondamentale diciamo è fuori da quelle, che sono le, da quelle che sono le dinamiche lavorative e da quella che è poi la dinamica aziendale. Lo scopo viene chiaramente sviluppato quindi in un ambito esterno ed è difficile per l'azienda cercare un collegamento con le persone. Quindi diventa importante in questo caso lavorare su quelli che sono i valori, un po' come per quanto riguarda i millennials, lavorare sulla mental health, su tutte quelle che sono delle, delle iniziative che riescano a creare un collegamento con la generazione Z, che sicuramente è, una delle, è la generazione che poi nei prossimi anni, dal 2025, abbiamo visto rappresenterà il 27% e più avanti sarà sicuramente la, la generazione principale presente in azienda. E allora ehm, come devono fare le aziende per attrarre e eh, trattenere quelli che sono i talenti? I talenti possono essere all'interno di ogni generazione. Ecco, qui parliamo di quella che è la strategia di well-being. Alessio diceva giustamente, il well-being perché è importante? Non è, non è soltanto il benessere in sé. È importante il well-being perché questo benessere aziendale genera una migliore performance aziendale. E quando le aziende si trovano a dover ragionare su quella che è la strategia di well-being, la cosa importante è ragionare su più livelli. Ragionare su quello che è il benessere individuale del dipendente, della persona, ragionare su quello che è il benessere del team e della leadership e ragionare su quello che è il benessere dell'organizzazione. Quando parliamo di benessere individuale, di cosa parliamo? Sappiamo perfettamente che se le persone stanno bene a casa, e quindi se la situazione a casa è una situazione serena, le persone saranno, saranno bene inevitabilmente anche in ufficio. E questo stare bene anche in ufficio in qualche modo genererà poi dei migliori risultati anche nella loro performance. Cosa significa stare bene a casa? Significa che l'azienda in qualche modo può avere un impatto su quelle che sono le necessità che il dipendente si trova ad affrontare nella sua vita personale. E parliamo quindi di iniziative che possono essere sviluppate per il benessere fisico, quindi per la salute, eh, iniziative per la nutrizione, iniziative per andare a migliorare che, quello che è il benessere fisico delle persone, iniziative per quanto riguarda il loro benessere emozionale, quindi la mental health, la possibilità di dedicare degli psicologi. Piuttosto che per il benessere finanziario e quindi andare a lavorare su eh, pacchetti retributivi o su comunque la possibilità di aumentare in qualche modo il potere di acquisto delle persone. E così poi, per quanto riguarda il benessere sociale e il benessere, diciamo, di work-life balance, quindi andare a, a immaginarsi delle iniziative che possano migliorare questo equilibrio vita-lavoro. Lo stesso a livello di team e a livello di leadership, bisogna agire sulle capacità, sulle competenze, sui comportamenti, sui modi di lavorare delle persone e lo stesso vale per l'organizzazione, quindi trovare dei metodi corretti per misurare le performance, condividere la strategia a livello aziendale con la leadership, misurare quello che è il rischio e andare a lavorare in maniera importante su quella che è la cultura aziendale e su quelli che sono i valori che abbiamo visto essere centrali anche nella scelta da parte dei dipendenti del loro datore di lavoro. Se i valori um, dell'azienda, se mi rispecchio nei valori dell'azienda, io generazione Z probabilmente sceglierò eh, di lavorare maggiormente per un'azienda piuttosto che per un'altra. Ma allora e rilascio poi la parola ad Alessio, come possono le aziende far convivere queste quattro generazioni e far sì che questa convivenza diventi una convivenza produttiva? Gra grazie Cecilia. Sentendoti tra l'altro, sentendo un po' quello che dicevi, eh, e prima di entrare proprio nelle, nelle practice, diciamo nelle, che si possono mettere in atto, eh, veniva da pensare no, anche. Um, Rivedendo, e noi lavoriamo tutti i giorni con questi temi, ma ogni volta che lo vedi, ecco, secondo me c'è una prima barriera che va superata e in cui l'azienda attraverso i canali di comunicazione, attraverso lo stile comunicativo può aiutare, ma che poi ognuno di noi deve far proprio, c'è un po' la, il pregiudizio no? che è l'elemento che eh, può eh, per cui. Tutte queste belle iniziative che vedete possono facilmente fallire, no? perché ognuno di noi poi ehm, sulla generazione, eh, nella vita anche personale, non nella vita lavorativa, no? la nostra musica era più bella, eh, la, non capisco la trap no? e, e via dicendo. No? Allora, e eh, così facevano le generazioni precedenti. Se continuiamo a mantenere un approccio a silos di questo tipo, tutte le iniziative andranno a fallire. No? L'azienda deve dare il là. È chiaro perché altrimenti se anche l'azienda non ci prova non ci riuscirà, però lo spazio personale deve essere importante, cioè la disponibilità al dialogo, la disponibilità a capirsi. Attenzione, non parliamo necessariamente dei, delle generazioni più anziane rispetto ai giovani, anche al contrario, okay? perché se ne sentono spesso no? in azienda. No? Quindi, allora, se ci mettiamo in questa ottica di collaborazione, di voglia di ascoltarsi, di voglia di comunicare per ottenere, per imparare l'uno dall'altro e per ottenere il meglio per noi, per la nostra carriera, sviluppo della carriera e per l'azienda in cui lavoriamo, allora, ok, allora possiamo per esempio pensare a delle iniziative di reverse mentorship, eh, iniziative nelle quali, che non, non sono frequentissime in azienda, ma che secondo me si stanno iniziando. Anche ad usare perché, eh, là dove abbiamo um, a volte la classica figura più senior ehm, che cerca di guidare all'interno dell'azienda dell le figure più giovani, in realtà si può anche ehm, trovare delle forme di reverse mentorship in cui si può cercare di, eh, di aumentare la, la, le competenze, far capire meglio le esigenze, come diceva Cecilia prima, e quindi lavorare su questo. Per esempio, eh, si può lavorare sulla creazione di spazi di dialogo. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che, ok, sia la macchinetta, dobbiamo essere tutti aperti al dialogo, però magari se l'azienda organizza dei meeting, delle, dei workshop. In maniera molto banale delle attività di team building in cui eh, tutti attraverso il proprio modo di vedere le cose arrivano a un risultato comune. Sicuramente questo è un modo per rompere qualche barriera che ho preconcetto di cui dicevamo prima. Eh, possiamo eh, andare a valorizzare le competenze? Come possiamo fare a valorizzare le competenze? Lo possiamo fare attraverso della formazione, lo possiamo trovare, lo possiamo fare attraverso. Magari una cultura del feedback che è molto molto apprezzata dalle generazioni eh, più giovani e che invece fa, si fa un po' più fatica a instaurare nelle generazioni più tradizionali. Però la cultura del feedback è una cultura che dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, veramente aiuta lo sviluppo aziendale, accelera tantissimo l'azienda perché eh, permette di arrivare molto più. Di, di, di andare a ehm, togliere di mezzo tutto il non detto, o buona parte del non detto, permette di accelerare sul raggiungimento degli obiettivi. Per esempio, la eh, valorizzazione delle competenze può, dire, può, dire, può voler anche dire di utilizzare tutti gli strumenti secondo, secondo gli, le, le proprie propensioni, quindi, chi ha magari una propensione un pochino più ehm, attenta al dettaglio e chi invece è un po' più rapido su alcune cose. E la formazione continua è sempre, e questo emerge chiaramente anche dalla survey, eh, the salary guide di ACE: è comunque sempre un qualcosa che è apprezzato tantissimo da tutte le generazioni. Che l'azienda pensa di dare, come dire, e che invece molte volte i dipendenti pensano di non ricevere. Quindi l'invito è magari a cercare di andare a dettagliare dei programmi di formazione dedicando del tempo, non semplicemente dicendo ah sì, io la formazione ce l'ho, eh, eccola qua. Ma è la formazione che ci serve in questo momento, per esempio, è una formazione partecipativa, perché una formazione partecipativa permette uno scambio e agevola tutto quello che ci siamo detti prima. Infine c'è il tema dell'equilibrio vita-lavoro è un tema che si dibatte tutti i giorni eh, anche sui giornali se insomma le notizie di settimana scorsa no? quindi ehm, è chiaro che l'ha già, già trattato Cecilia prima quindi non, non, ci, non, non ci investo molto però il, il poter fa, secondo me questo è un punto dove veramente l'azienda può trovare una convergenza di esigenze magari è vero che le generazioni precedenti preferi, le generazioni un pochino più eh, classiche chiamiamole così preferiscono una presenza in ufficio, preferiscono Rifoscono il lavoro face to face, ma per l'esperienza che vediamo noi tutti stanno iniziando ad apprezzare il lavoro da remoto, stanno apprezzando anche la velocità con cui si riescono a fare alcuni, um, alcuni interventi, si riesce ad incontrare le persone. Quindi, se riusciamo a favorire questo attraverso eh, la gestione del tempo, attraverso i um, programmi, sicuramente andremo a compattare. La nostra, la, nostra forza, la nostra forza aziendale e io direi che qua eh, se per te va bene eh, Diana io mi fermerei e ti ridarei la parola anche perché credo ci siano spero ci siano qualche spunto insomma per, per Elisa eh sì assolutamente adesso Elisa tocca a te dici qualcosa della gestione della age diversity a livello di welfare aziendale Assolutamente, innanzitutto grazie, grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie Diana. Eh, sicuramente i contenuti che sono venuti fuori nei due interventi precedenti sono fondamentali per entrare in questo argomento. Eh, il, quello di cui parlerò è proprio eh, del, della generazione Z, in particolare eh, andiamo a fare un focus. Su, che cosa, ehm, su, su quali sono le priorità della Generazione Z al momento in cui i ragazzi appunto si affacciano al mondo del lavoro. In particolare, appunto, io ehm, dico due parole su Futurely. Futurely è un'azienda che collabora con AON e eh, aiuta ragazzi nel eh, orientamento scolastico e lavorativo. Um, e quindi incontriamo tra i 15 e i 18 mila ragazzi tutti gli anni e quando noi chiediamo a loro appunto uh, cosa non può mancare nel tuo futuro e uh, che cosa ricerchi quando appunto um, ti affacci al mondo del lavoro Uh, queste sono alcune risposte che riceviamo. Quindi, uh, una, una ragazza ci ha detto vorrei che i lavori fossero allineati con le mie passioni, con le mie competenze. Un altro ragazzo che vorrei un lavoro che contribuisca a una società migliore, oppure vorrei avere del tempo libero per me, piuttosto che voglio prendere parte a qualcosa di grande. O ancora nel mio futuro non può mancare la possibilità di imparare chiaramente io ho citato soltanto alcune delle frasi che loro ci riportano come eh, feedback non ho messo decine di migliaia eh, ma abbiamo fatto un lavoro di sintesi grosso per cui abbiamo cercato di capire eh, su questi ragazzi quali sono i tre temi che vengono più uh, a galla nel momento in cui andiamo a guardare quali sono i criteri con cui loro cercano un lavoro. E questi sono i tre temi in cui ricadono l'80% dei ragazzi, più dell'80% dei ragazzi: la flessibilità, la formazione e l'impatto, inteso soprattutto come impatto sociale. Quindi mi soffermo un attimo su questi tre temi. La flessibilità, si diceva anche prima, eh, i ragazzi cercano un posto di lavoro flessibile, quindi eh, per esempio alcuni temi come lo smart working stanno diventando sempre più fondamentali. Un tema cruciale, eh, forse è il più rilevante tra i tre, è quello della formazione. Eh, I ragazzi hanno bisogno di sapere che se entrano in un posto di lavoro c'è la possibilità per loro di crescita. Spesso parlano di questa curva di apprendimento per cui decidono di cambiare lavoro nel momento in cui questa curva di apprendimento va ad appiattirsi. Quindi proprio hanno un desiderio di crescere nelle proprie competenze, ma anche personalmente come persone. E l'azienda sta diventando sempre di più un luogo proprio dove loro cercano eh, di essere educati. Eh, e poi l'impatto sociale: l'impatto sociale è un tema fortissimo. Nel momento in cui cercano lavoro, vanno a priorizzare delle aziende che effettivamente ehm, si propongono come azienda di impatto sociale diciamo che nasano subito quando ehm, l'azienda lo fa solo a livello diciamo di frase da inserire nella missione nella vision o quando ci crede realmente quindi l'autenticità eh, di un'azienda nel proporre il proprio impatto sociale che può essere sia ambientale sia ehm, diciamo sulla società però è fondamentale questa autenticità che loro ritrovino questa autenticità di un'azienda che opera per un bene e colpisce perché questi tre temi sono molto più rilevanti rispetto ad altri temi come carriera come stabilità come stipendio e sono delle cose che io che sono una millennial non mi aspettavo cioè non aspettavo che tra tutti questi temi fossero proprio questi tre i più rilevanti. Eh, e, però su questo è importante fare una puntualizzazione eh, perché è importante capire qual è il ruolo delle aziende in tutto questo. È venuto fuori prima, è emerso prima benissimo, mm, no, però lo ripeto. Eh, le aziende hanno bisogno di rinnovarsi e mettersi in gioco. Alessio prima eh, accennava le modalità con cui è possibile farlo e questo non avere pregiudizi, eh, questo è fondamentale. Ma dall'altra parte eh, è fondamentale eh, aiutare i ragazzi a, eh, appunto, e permettergli di aumentare la propria consapevolezza mettendo a fuoco quello che vogliono veramente quindi um, il punto è um, che c'è questa necessità cioè, i ragazzi le ragazze che si affacciano al mondo del lavoro non sanno esattamente quali sono le proprie passioni inclinazioni criteri um, non sanno quali sono le opportunità hanno bisogno di ascoltarsi, hanno bisogno di strumenti per mettere a fuoco chi sono loro e quali sono le opportunità davanti a loro, perché loro non le conoscono, c'è comunque un gap di conoscenza tra dove sono loro, il mondo della scuola, e che cosa offre il mondo del lavoro. Quali sono le dinamiche nel mondo del lavoro? Quindi loro si trovano totalmente spaesati nell'affacciarsi al mondo del lavoro ed è per questo che ehm, appunto noi eh, abbiamo mh, sviluppato programmi di orientamento adesso qual è il ruolo delle aziende in questo noi abbiamo permesso alle aziende di giocare un ruolo anche nell'orientamento dei ragazzi in due modalità la prima modalità eh, la, eh, con cui l'azienda può aiutare i ragazzi in orientamento è sicuramente andando a eh, offrire questi percorsi di orientamento eh, ai figli dei propri dipendenti e ci sono anche percorsi di genitorialità in cui i genitori possono accompagnare i figli, quindi ai propri dipendenti in quanto genitori, da un lato, e dall'altro le aziende possono anche offrire orientamento eh, alle scuole del territorio anche in vista di possibili assunzioni future. Quindi tutto questo eh, sono, appunto, è quello che Future Me fa in collaborazione con AON per le aziende. Cioè aiutare le aziende in modo pragmatico a da un lato conoscere i ragazzi, perché poi tutti i dati che raccogliamo sono veramente a disposizione delle aziende, ma dall'altro eh, investire proprio anche nell'orientamento dei ragazzi stessi. Eh, e... Uh, diciamo che alcuni numeri lavoriamo con 80 scuole qui in realtà ho scritto 20 aziende ma ormai siamo a 40 uh, e come dicevo appunto quest'ultimo anno abbiamo incontrato uh, 15.000 giovani uh, stiamo andando verso 18.000 all'anno con che obiettivo uh, l'obiettivo che noi riassumiamo con le trecci quelle che noi chiamiamo trecci curiosità consapevolezza e coraggio. L'obiettivo di questi percorsi è, da un lato, aiutare i ragazzi ad essere curiosi, di scoprire quali sono le opportunità di fronte a loro, quindi senza pregiudizi, senza schemi, perché come diceva Alessio, è importante non avere pregiudizi nei confronti dei giovani, ma è importante che i giovani non abbiano pregiudizi nei confronti del mondo che li aspetta. Quindi eh, è importante che non siano bloccati dalla paura di fallire, dalla paura di non trovare uno sbocco che gli permetta di scommettere sulla propria potenzialità. Dall'altra parte, al seconda C, quindi all'altra parte abbiamo la consapevolezza. Ne abbiamo parlato anche prima, è fondamentale. La consapevolezza è eh, la consapevolezza di ehm, chi si è. Quindi, sì, di quello che esiste dopo, ma soprattutto di quali sono le mie competenze, passioni, inclinazioni che io posso mettere in gioco, che cosa cerco veramente nel mondo del lavoro. Il ragazzo, se uno glielo chiede, non lo sa, ha bisogno di fermarsi, di un lavoro su di sé, di un lavoro di osservazione del sé. E terzo, la terza C è il coraggio, nel senso che una volta che si scoprono quali sono le opportunità, una volta che si scopre quali sono le mie inclinazioni, le mie passioni, le mie potenzialità, è importante il coraggio di scommettere su queste potenzialità, il non aver paura eh, di appunto avere una passione che magari non, a oggi non capisco come eh, può essere, diciamo, un'indicazione sul mio lavoro futuro. Non aver paura di ehm, guardarsi e di vedere che magari non so, sono appassionato ad un tema che va un po' contro, per esempio, a quello che i genitori pensano di me. Qui c'è tutto un tema, anche sui genitori che non apriamo. Ma ehm, è importante ehm, scommettere su quello che io scopro al di fuori degli schemi mentali che posso avere su, eh, appunto, ehm, stereotipi, come per esempio quello che i genitori pensano, piuttosto che, eh, appunto, tutti gli stereotipi legati al gender. Quindi sono temi giganti. Ma il punto è proprio l'aiutare i ragazzi ad avere questo coraggio di scommettere su quello che si scopre eh, essere le proprie passioni, inclinazioni, competenze e le opportunità nel mondo del lavoro. Per aiutare i ragazzi a fare questo, ripeto che le aziende possono aiutare in due modi: il primo modo, offrire questi percorsi ai figli e ai dipendenti e ai dipendenti in quanto genitori. E il secondo modo offrire questi percorsi gratuitamente alle scuole del territorio per poter creare un legame e colmare questo gap che c'è tra la scuola e il lavoro. Grazie, Elisa. Direi assolutamente esaustiva ed interessante nell'esposizione di quanto ci hai raccontato. Io ho una domanda. Se posso permettermi, non, non è preparata, eh, parlo all'audience, non è preparata, quindi è più che una domanda: è, è un confronto, una cosa che, che a me ronza in testa quando, quando si parla di age diversity nelle aziende. E magari voi avete avuto esperienza un pochino più qualificata della mia nel, nel costruirvi una, una, vostra, una vostra idea sul tema, l'atteggiamento delle diverse generazioni, con focus su quelle più recenti che è il focus della vostra presentazione di quello che abbiamo appena detto, eh, relativamente al fallimento. No? Perché si è parlato molto di aspettative, si è parlato molto di aspirazioni, eh, di orientamento, soprattutto Elisa ci ha aiutato a navigare su questa, su questa tematica. Um, il lavoro è fallimento anche, no? Cioè si passa tra, attraverso tanti piccoli, si spera sempre solo piccoli, ma anche medio grandi fallimenti, per poi procedere. È una fase del, della vita di, di, di sono delle, degli eventi che capitano a tutti noi. No? Avete un'idea su come si pongano le diverse generazioni o alcune di queste relativamente a questa tematica? Devo, volete un postare un mio, un mio punto di vista vero, molto veloce secondo me ehm, eh, culturalmente siamo un po indietro eh, come come paese nel, rispetto a quello che è la, la cultura del fallimento non so dell'errore insomma l'accettazione dell'errore eh, detto questo siamo un po indietro ma io vedo un lavoro in questa direzione eh, Vedo che sta diventando di più parte del, dei valori anche, come dire, se vogliamo, aziendali o degli elementi che possono far arricchire anche l'esperienza delle persone. C'è sicuramente un atteggiamento diverso da un punto di vista di giudizio. Eh, è ovvio che eh, le generazioni, come dicevi, le generazioni più... Eh, più, più giovani, più recenti hanno un approccio un pochino più libero, forse noi siamo noi mi ci metto anch'io, siamo un po' condizionati, eh? l'idea dell'errore, del, anche l'idea della colpa, secondo me. Eh, cioè, ah no, è colpa tua, è colpa mia, anche, anche riperso, verso se stessi, eh? non, solo, non solo verso gli altri. No? Un atteggiamento molto come dire, quasi punitivo: no? è colpa mia, de devo trovare qualcuno su cui scaricare responsabilità, e questo spesso eh, distrae. Andare avanti, cioè, mentre sto cercando il colpevole, in realtà avrei potuto magari risolvere un, un problema. Quindi, ehm, penso che le cose siano in, evol in evoluzione, non credo che siamo ancora ehm, forse come sistema in grado di insegnarlo. Tuttavia, credo, eh, credo che stiamo facendo. Dal mio osservatorio, a me sembra che qualcosa si stia muovendo. Se posso aggiungere un esempio che secondo me quest'estate ha un po' caratterizzato anche la discussione no, su cosa significa fallimento. Banalmente alle Olimpiadi eh, ci sono state, mi sembra, due atlete molto giovani che hanno raggiunto il quarto posto. No, c'è stata una grossa eh, poi diatriba, perché queste atlete in realtà una di queste, soprattutto credo fosse una notatrice, mi sembra la Pilato, al, durante l'intervista si era detta entusiasta di aver raggiunto quel risultato. E l'intervistatrice invece dice: Ma dici davvero? Cioè, mi, mi stai prendendo in giro perché questo non è un buon risultato. No? Quindi effettivamente, secondo me, eh, quello è, uno è stato per me almeno uno spunto di riflessione no? eh, su quello che significa fallimento eh, per una generazione, quella dell'intervistatrice, per cui un quarto posto era un fallimento, e per quello che invece per una ragazza giovane significava in realtà avvicinarsi a quello che era l'obiettivo ed essere comunque la quarta al mondo, no? e, indipendentemente dalla medaglia. Ecco, secondo me in questo i giovani sono un po' più flessibili, riescono a, a vedere le, le generazioni, diciamo le ultime due generazioni, um, a colpevolizzarsi, come diceva Alessio, di meno, uh, a cercare di guardare sempre un po' avanti, no? come se tutto fosse parte di un percorso. Ecco, le generazioni invece precedenti, Sicuramente cioè, un quarto posto non lo avrebbero mai festeggiato, pur essendo il quarto posto al mondo, che comunque cioè, a mio avviso è senza dubbio da festeggiare, però sarebbe stato un vero e proprio fallimento. Ecco, questo è un po' esemplare, secondo me, di quello che sta succedendo e quindi di come poi in realtà la convivenza dovrebbe portare entrambi a, a riflettere su che cosa significa fallimento, su che cosa significa l'errore, l'inciampo. No? Quindi l'esempio di quest'estate per me è stato proprio esemplare, scusatemi il gioco di parole, perché era evidente che per una generazione quel quarto posto significasse qualcosa e per un'altra avesse completamente un altro significato. Se posso aggiungere, io penso che... Mm... Quello che dice mh, Cecilia è legato anche alla percezione del cosa voglia dire, ehm, diciamo, rius riuscire a trovare un posto ideale, quindi per la, la generazione Z non è più così tanto rilevante, come dicevo prima, per esempio la carriera, il primo posto, l'andare in alto eh, e quindi cambia la definizione di fallimento. Dall'altra parte, eh, quando FusionLi non esisteva e io incontravo ragazzi per capire appunto eh, su che cosa era meglio focalizzarsi in termini proprio di mission aziendale, eh, quando io sentivo ragazzi, decine di ragazzi, chiedevo ma per cosa non dormite la notte? Cos'è che vi tiene svegli? Quali sono le vostre priorità? Loro la risposta più frequente che ricevevo era.. La paura di fallire, la paura di sbagliare scelta, e questa paura di sbagliare scelta, fallire, e poi loro mh, lo associavano allo sbagliare scelta, quindi non necessariamente alla carriera, ma al magari non poter esprimere la propria potenzialità, non poter trovare un posto, come dicevo prima, che formi, che abbia un impatto sociale. Ehm, mi ha colpito uh, questa risposta. Ed è stata la frase su cui è nata Futurely poi effettivamente. Um, e quindi, diciamo, c'è questa paura di fallimento. Uh, fallimento ha un'altra definizione, probabilmente. Se posso, eh, i genitori sono per definizione di una generazione diversa rispetto ai figli, no? quindi anche su questo tema, probabilmente hanno percezioni differenti e qua si possono creare. Non lo so se Elisa tu hai visto questo tipo di, um, di tematica nei, nei tuoi confronti con genitori e figli, no? quindi anche qui potrebbe esserci, a mio parere, un motivo di disconnessione tra le generazioni, ma anche i manager spesso sono di generazioni, almeno in parte, magari non 20 o 30 anni di in differenza, però insomma già 10 anni di differenza eh, sono, a volte sono pesanti. Um, hanno un peso, non sono pesanti, uh, anche i manager sono di generazioni differenti rispetto ai propri, uh, alle persone che gestiscono. Quindi um, torno da Elisa dicendo hai visto questa differente concezione del, dell'errore del fallimento tra genitori e figli e torno dagli altri, e poi ho anche io ovviamente una, un pensiero su questo facendo il manager di mestiere, eh, c'è una tematica manageriale dietro da gestire. Mm -hmm. uh, assolutamente, io penso che uh, il gap tra generazioni si giochi in azienda ma si giochi anche in famiglia uh, e quindi nel momento in cui ci sono definizioni diverse di riuscita e fallimento tra generazioni c'è anche appunto una conseguenza uh, il fatto che le aspettative di un genitore sono diverse dai desiderio dei figli. Quindi se per un genitore o per un manager o per un, uno che non è la generazione Z la riuscita è, esemplifico, uh, stereotipizzo e, uh, mh, la carriera, per esempio, um, il genitore desidera che il figlio faccia carriera, quindi vada in certe università. Uh, ma impone in uno schema mentale a un figlio che vuole, esempio, impatto sociale e che ritiene che il successo sia avere impatto sociale, e quindi è difficile per il figlio, diciamo, poi sganciarsi uh, dallo stereotipo del genitore, inizia un conflitto, uh, ed è difficile per il figlio seguire uh, il um, diciamo. Uh, il proprio desiderio e non essere ricattato dal, uh, dall'affettività del genitore. Sulla tematica Grazie eh, Elisa. Sulla tematica manageriale, possiamo vedete, faccio una domanda più diretta: vedete nelle, nelle, nelle aziende uh, parlo soprattutto a, ad Alessio che ha una visione multiaziendale. Uh, vedete un lavoro. Uh, fatto in questo senso, anche di formazione manageriale per preparare i manager a gestire queste tematiche con i loro team. Sì, no, tanto, poco, non lo vedete? Se, no, secondo me, secondo me si, sta, si sta diffondendo un lavoro anche sulla comunicazione, sulla gestione, quindi anche per accorciare. No? I, il, credo che il, il tema sia. I risultati alla fine ci sono, cioè i team, i team multiculturali, multigenerazionali funzionano. Cioè, non eh, direi che questo lanciamolo come un messaggio, diciamo, di positività. Il, il tema è come ci arriviamo a farli funzionare? Uh, puoi sperare che al primo tentativo vada tutto bene perché le persone eh, che hai messo insieme sono particolarmente brave e, e vogliose di collaborare, oppure il rischio è di arrivarci per errori: no? la prima volta si dimette uno, la seconda volta si dimette il manager, la terza troviamo la quadra. La, la, la via che diciamo, dovrebbe essere quella forse più, più suggerita, la via suggerita, è quella di arrivarci sicuramente attraverso la pratica, ma anche attraverso un accompagnamento. Quindi percorsi formativi, come dicevamo prima, partecipativi, aperti. Coaching, cioè, quindi no, non la formazione online che ti spiega eh, quando, quello che abbiamo fatto prima, eh, dedicandoci un'ora nel dettaglio, ma capirlo, cioè testarlo, provarsi, mettersi a confronto. E in questo caso, secondo me i risultati vengono accelerati, sempre in ragione non solo del benessere delle persone, ma anche in ragione del risultato di business. Sì, aggiungo se posso che tutto sta nel trovare un po' un linguaggio comune, cioè nel momento in cui si trova un linguaggio comune, si mettono a fattor comune quelle che sono le regole del gioco, vengono definiti gli obiettivi, è anche più facile poi guidare no? da un punto di vista manageriale le persone nella loro crescita, cioè e quindi riconoscere quando c'è stato, chiamiamolo un fallimento, quando invece il fallimento non c'è stato, ma si tratta semplicemente di un altro, di un altro tipo di, 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 di situazione, ecco. Grazie, um, se ci sono delle domande dal, dal pubblico, ovviamente, uh, ben venga, fatecele pervenire um, Cinque minuti alla chiusura della, della sessione, quindi uh, è un buon momento per, per esprimere o un'opinione o per, per, fare una, per fare una domanda. Soprattutto considerando il fatto che la diversity, diciamo in termini generazionali, non sempre viene vissuta come diversity, cioè siamo tutti molto concentrati spesso sulla diversity culturale, sulla diversity legata al gender, quindi invece la diversity generazionale è veramente una cosa presente da sempre, ma una di quelle diversità a cui poi si dà sempre poca attenzione, ecco. Assolutamente, assolutamente sì. Uh, io ho una se non ci sono domande da parte del, del, dell'audience. Io ho una riflessione perché insomma piace a volte guardare i due lati della stessa medaglia. No, io ho buttato lì un tema che è un po' voglio dire non negativo, però il tema del, del fallimento. No? e invece la celebrazione del successo, vedete? Qualcosa che cambia nelle generazioni su come si vive il, il successo e come, uh, non lo so, si senta il, la, il bisogno di, di celebrarlo. Um, anche in termini di rewarding, di, di riconoscimento. Ci sono delle riflessioni su questo tema? Io soltanto una parola, secondo me, il tema è c'è cioè una diversa definizione di successo, così come c'è una diversa definizione di fondamento. Diciamo. Viaggio di eh, super... quindi, speculare. Eh, si celebra, ma si celebrano cose diverse. Eccolo quindi... È così e ci sono anche delle aspettative rispetto a quello che è il rewarding, cioè a quello che è reward poi, è quello che è il, il risultato da un punto di vista economico, di ruolo, cioè non è mai un successo fine a se stesso, soprattutto nelle generazioni più più, più, più giovani, ecco, c'è sempre la necessità di vedere anche un percorso. E forse, per, giusto così per chiudere, forse anche un po', successo anche un po' più collettivo, un po' più partecipato, un po' meno, un po meno io, io, io. No? Un po' meno individualista. Questo è bello in una società che fondamentalmente è un po' individualista, quindi che qualcosa cambi in, questo, in, questo, in questi termini all'interno delle aziende grazie alle nuove generazioni è, è solo bello. Due minuti, uh, quindi io direi che possiamo uh, chiudere. La, la sessione ringraziando eh, Elisa Cecilia e Alessio io spero che sia stato interessante che sia stato un confronto in qualche modo eh, stimolante e spero soprattutto utile visto che ognuno di noi eh, che è in, in questo momento davanti al, al laptop vive in prima persona o con la propria famiglia e i propri cari queste tematiche tutti i giorni eh, nessuno può dirsi estraneo a, uh, questo tipo di, um, di, di, di concetto um, io vi, vi ringrazio lascio uh, spazio anche a il, uh, diciamo ai saluti dei, dei colleghi se vogliono chiudere grazie Buon grazie saluto. grazie grazie. Sì, esatto. grazie mille grazie grazie a voi e buona giornata